momento che lei già dal 78, se ricordo bene, no? 79, era già dal 79 è stato molto vicino a suo zio, avrà saputo probabilmente qualche cosa a proposito dell'omicidio di Cristina Giuseppe. Sì, io ne ha sentito parlare? Ho sentito parlare di mio fratello. Da suo fratello? Sì, perché lui ha avuto spesso, anche che lui è in carcere, c'è stato un periodo che lui non si fece vedere più a casa, che abbiamo estinto la voce che lui ha avuto un incidente nella fabbrica dove lavorava, che dopo la fabbrica dove lavorava era una copertura. Qual era questa fabbrica? Era quella delle gomme di Gianrusso, gomme della, sì, delle ruote. Ho capito, da automobile. Da automobile. E niente, praticamente, diceva, avuto questo incidente nella fabbrica, si era bruciato, infatti aveva, dopo l'abbiamo visto, aveva il braccio destro, che l'aveva fasciato. Ma più in là, dopo, con l'andare del tempo, dopo quando ci siamo visti, che dopo nel periodo che eravamo in detenzione assieme, lui soffre spesso di dolore alla spalla e gli viene della febbre. Siccome già in precedenza, qua io tempo fa, sono stato incaricato da dottor Reina a fare un omicidio nelle parti di San Giuseppe Ato, nel paese più avanti da Giuseppe Ato. Ritornando da questo omicidio, io mi sono tolto due pistole, che avevo due pistole addosso, no? E Totò Reina, con una battuta ridendo, mi disse, dice, che fa, prende le precauzioni? E ironicamente gli ho detto, ma scusa, perché mi dici questa cosa, Passini? No, perché da noi c'è Ninuzzo, ci stava, se hanno tantissimo si faceva futto, dice. Ninuzzo chi? A chi? Mio fratello. Ah. Si faceva futto, di Crisi. E basta, quello è stato un argomento che... Dopo, con l'andata del tempo, quando io mi sono incontrato con mio fratello nel carcere, c'aveva questi problemi di spalla e di febbre, eccetera, io gli dicevo spesso, ma perché non vi magari fate fare un controllo generale? E mi disse che non si voleva fare il suo controllo generale perché aveva preoccupazione, cioè, quando fu fatto lui di Cristina, cioè, casuno era per Luchino, mio cognato, c'è una tantica che non mi fotteva di Cristina. Suo cognato chi è? Bagarella Leoluca. Ah. Cioè, se non fosse stato per Bagarella, sì, di Cristina. Siccome mio fratello mi ha raccontato che lui era sceso per sparagli a Di Cristina, nel momento in cui va per sparagli, questa pistola ci inceppa, non ci funziona. Quella di suo fratello? Quella di mio fratello. E Di Cristina dice che aveva una pistola, o Di Cristina o quello che era con lui, non lo so chi c'era con lui. Insomma, ha avuto una contrarresposta da parte di De Cristina. E l'ha preso nel braccio a mio fratello, che dice c'è entrata la pallottola di qua, sì, e mi sembra gli è uscita da questa, sì, parte. E mio fratello mi raccontò che se non era per Luca, perché ha avuto la prontezza, Bagarella, di rispondere subito a fuoco, quando ha visto che mio fratello l'ha visto... Non ci funzionava, no? Ho capito. E niente, praticamente... Sì. Continua. Mio fratello... No, no, non funziona. Si sente di... Adesso mio fratello mi disse, dice che ha paura che in qualche esame che ci possono fare potrebbero riscontrare qualche cosa, qualche frammento, qualche cosa all'interno del braccio. Allora Antonino, sì. Sì. Ci vogliono
ripeta quest'ultima osservazione. Che mio fratello mi disse che nel suo conflitto a fuoco che ha avuto, che se non era per Luchino, dice praticamente, cioè, di questi non fottiava. E lui non si voleva fare questo esame, che aveva paura che potessero riscontrare qualche cosa i medici del carcere, o magari anche se lo portavano a fargli fare qualche visita ambulatoriale, aveva preoccupazione se potevano capire o riscontrare qualche cosa del genere. E niente, questo è stato l'argomento. Cioè, qualche cosa del genere, identificare, credo di capire che era un corpo d'arma da fuoco. Ecco. Un corpo d'arma da fuoco. Che fosse partito, cioè, dalla pistola di Cristina. Sì. Ho capito. E quindi lei ha saputo. Scusi, non che fosse partito dalla pistola di Cristina. Il corpo è partito dalla pistola di Cristina, però il medico mica sa che ci ha sparato di Cristina, però i medici hanno. Facendo gli esami dice no, questo è un colpo di arma da fuoco. Ho capito. Senta, quindi se ho ben capito, lei apprese dell'omicidio di Cristina la prima volta da Rina, sì, quando le fece quell'osservazione a proposito delle due pistole, sì, che lei portava, sì, per commettere quell'omicidio, sì, a San Giuseppiato, che poi era quale omicidio? Era l'omicidio di nuovo qua si è staccata. Di nuovo si è staccato qua. Ah. Funziona? Funziona. Lei ha il controllo costante? Può parlare. È stato l'omicidio di un, mi sembra si chiamava un certo Napoli. Napoli. Insomma, questo omicidio l'aveva fatto io con Balduccio Di Maggio, questo omicidio. Che è commesso con Balduccio Di Maggio. Sì. E Giovanni Brusca. Insieme a Giovanni Brusca, sì. E dunque, e successivamente poi, parlando con suo fratello, apprese che era stato suo fratello, sì, insieme con Bagarella, a sparare di Cristina. A sparare di Cristina. Ed apprese quelle circostanze, sì, che, sì, ci ha detto. Ha appreso qualche altra cosa a proposito di questo omicidio, no, dei motivi dell'omicidio? Dei motivi dice che era un pezzo di sberrone, un cornutone, una cosa del genere. Ho capito. Da chi lo apprese questo? Da mio fratello. Sempre da suo fratello. Apprese dove avvenne questo omicidio? Avvenne a Palermo, però il punto preciso. Il luogo preciso non l'ha saputo o non l'ha chiesto. Altre circostanze, altre notizie ne ha avuto a proposito di questo omicidio? Va bene.